Ciao, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di recensione, curiosità, chiacchiere sulla serie di Star Wars The Bad Batch. La trovate sempre in programmazione di settimana in settimana su Disney Plus. Stavolta parliamo dell'episodio 12, il capitolo 12, per usare i termini mandaloriani, che altro non è che il secondo capitolo di questo piccolo arco narrativo composto anche dall'episodio precedente, che è appunto Patto col Diavolo. Scopriamo, vediamo la fine di questo, appunto, di questa piccola storia. Stavolta la Bad Batch la vediamo in maniera, la vediamo in pianta stabile, perché insomma vengono richiamati per poter salvare i genitori di Hera questa volta. Tutto molto interessante, tutto molto figo, ma la cosa che mi ha completamente sbarellato a livello di mood, a livello di entusiasmo, è stata l'audio, la parte sonora. Le musiche di Kleiner sono una roba stratosferica in questa puntata, che è una puntata tra virgolette molto Rebels, molto molto ex vecchia serie animata Lucasfilm, per cui The Clone Wars, Rebels, parliamo un po' di quella roba lì. La percezione è di vedere un'evoluzione paro paro di quegli episodi, ma tutta la parte musica e sonora io l'ho trovata strepitosa, soprattutto per quello che riguarda il personaggio di Crosshair. In alcuni momenti tutta la base che sentiamo, che accompagna il personaggio, aiuta a rendere il personaggio veramente massiccio, pericoloso e terrificante, per cui puntatona pazzesca. In realtà aggiunge il giusto, vediamo appunto l'evoluzione, vediamo un po' meglio il trasformarsi di Hera da semplice figlia di una coppia di Twi'lek in quella che sarà probabilmente, non probabilmente, lo sappiamo già, il generale Syndul, che abbiamo sentito e di cui abbiamo visto la nave in Rogue One. Per cui insomma l'idea, la speranza è sempre di vederla in live action. L'abbiamo vista anche in Rise of the Skywalker, la nave, la Ghost. Tra l'altro, piccola nota, poi concludo, perché in realtà in questa puntata non c'è tantissimo da dire. Piccola nota molto interessante è che nel finale io per un attimo ho sperato, si parla di una nave da andare a prendere, c'è la nave ancora lì, io per un attimo ho detto sta a vedere che vanno a prendere la Ghost, e da lì in poi vediamo anche la genesi di questo rapporto, come lo era Han Solo Millennium Falcon, lo vedevamo qui magari tra Hera e la Ghost. Così non è stato, un'astronave diversa, nuova, niente di che, per cui si è chiuso subito questa mia piccola speranza. Bene, puntata velocissima, in realtà non c'era tantissimo da dire, se non appunto questa cosa delle musiche che voglio di nuovo sottolineare. Ve lo do nel saluto, ci vediamo alla prossima puntata, e siamo addirittura d'arrivo perché in teoria ne mancano 4. Bella voi!